valida questa volta, seconda finale, quattro giri per loro e attenzione, scatta in testa Valder, ma davanti a lui c'è Fassler. Maggiora e si riconferma tale quest'anno in questa giornata di Pasquetta. Fassler con questa Volkswagen Nix Hill è davanti a tutti, seconda posizione per Valder, in fondo si stanno molto probabilmente la terza per Hagel, sì, la vettura arancione, a seguire le altre tre di questa finale gruppo B. Fa un po' da tappo Valder, vediamo se prende posizione Hagel su di lui o rimane comunque dietro. Li vediamo nella parte finale del primo dei quattro giri che andranno a disputare per questa seconda finale in programma. Ormai ha preso margine da Fassler nei confronti di Valder, ben 4 secondi, 1-5-3 per Hagel, 6-7 per Detlink, 7-2 per Gotte, 9-2 per Varlese. Sono queste le sei vetture in pista in questa seconda finale in programma per il campionato svizzero. Guida sempre la 670 di Fassler, seguito dalla Ford Fiesta 727 di Valder. E lì passa in terza posizione non più la Subaru Impresa di Hagel, ma dovrebbe essere passato Detlink in terza. Va a finire sulle barriere ma poi rientra. È così la 639, la 639 di Jordi. Arrivano le altre vetture, Fassler, Valder, Detlink, Gotte, Hagel e Varlese alla chiusura del secondo giro. Siamo nel corso del penultimo giro, dopo metà gara guida con un margine importante Fassler con la vettura 670 che sta arrivando a chiusura anche di questo terzo giro. Inizia l'ultimo giro per Fassler. C'è ancora bagarre per il secondo e terzo posto tra la 727 e la 496 tra Valder e Detlink. Guarda che c'è il Gotte e Varlese a chiudere con la 600, ovviamente con un numero di gare. Attenzione perché siamo agli ultimi metri per la vittoria, dopo aversi aggiudicato tutte le manche nelle varie hit. Si aggiudica anche la finale con la Volkswagen numero 670, la Volkswagen Nix Hill, per la vittoria di Fassler. È lui che si aggiudica la finale del gruppo B. Attenzione, seconda posizione, arriva la 727 di Valder, la terza per la 496.